Carlo, che è un mio amico di lunga data, ci conosciamo dal 1999, 2000, quando siamo andati a Riga. Allora, raccontami un po', tu ti sei sposato e vivi da quanto tempo è che vivi a Mosca? Dunque, mi sono sposato il 7 giugno dell'anno scorso, poi ufficialmente, diciamo, mi sono trasferito a tutti gli effetti a ottobre del 2014, quindi a ottobre di quest'anno farò un anno che sarò qui a tutti gli effetti a Mosca. Dove l'hai conosciuta tua moglie? Siberiana tua moglie, di Novo Sibirsk. Novo Sibirsk, sì. L'ho conosciuta tramite un'amica comune che me l'ha presentata, lei parlava già italiano, peraltro inglese, italiano, insomma. E all'inizio lei voleva venire in Italia? All'inizio voleva venire in Italia. Vabbè, lei voleva in Italia, che aveva già delle attività qua. Ah sì, questo è un piccolo problema. Lei ha già delle attività qua. Che attività? Agenzia viaggi e un centro estetico. Ah, ok. E io ho detto, ma guarda che comunque l'Italia è un posto meraviglioso, ma per il momento c'è qualche piccolo problemino da sistemare. Quindi ti sei trasferito tu? Quindi qua. Ho pensato che, diciamo, potesse essere interessante venire io qua direttamente a stare con lei. Lei c'ha ancora l'estetica, sì? Qua? Ce l'ha ancora, certo. C'ha tutto e l'agenzia di viaggi. Recentemente ha aggiunto anche l'ambito dei servizi legati a quello che è la chirurgia estetica non invasiva, quindi non so, gli acido ianuronico piuttosto che tutte quelle che sono, cos'è che è anche? Sì, tutta agenzia, io sono proprietaria agenzia di viaggio 6 anni, facciamo viaggio per tutto il mondo, anche per stranieri che arrivano in Russia, arrivano a Mosca. Tu comunque organizzi viaggi anche per i russi, giusto? Ma certo, per russi e per stranieri. Come sta andando adesso col discorso embargo? Ma guarda, mi dispiace tanto, ma la gente russa non vuole spendere soldi in Europa, perché prima per noi adesso fare rubli caduto, ma anche la gente russa è arrabbiata. Ah, non vuole più dare i soldi agli europei? No, e quindi vai nei vostri posti o nei o nei posti dove non hanno fatto l'embargo? Sì, vai in Turchia, vai in Thailandia. Sì, che paesi più gentili con noi, posso dire. Ah, cioè quindi i russi spendono i soldi nei paesi più gentili con voi. E noi siamo intelligenti, capito? Cioè, mandiamo a fanculo il business con i russi e loro vanno a spendere nei paesi più gentili con loro. Beh, è intelligente il nostro governo, giusto? Cazzo. Cioè, ovviamente noi siamo veramente il paese più intelligente che c'è al mondo. Vabbè, all'università là, voglio farti questa domanda, allora Carlo. Com'è il costo della vita qua? Mosca dicono che sia una delle città più care al mondo. È vero, però è relativo. Beh, io ho mangiato al ristorante abbastanza pettinato lì in Piazza Rossa, non ho speso poi tanto. Ho speso 30 euro per un cena. Costa sicuramente meno che Milano, questo sicuramente. Allora ragazzi, se dovete andare a fare la spesa, costa molto di meno. Parla tu da italiano, costa che puoi fare un raffronto da Piteco Italico. Costa molto di meno. Chiaramente Mosca è una grandissima città. Parliamo di 12 milioni di abitanti, la gente, moltissima gente vuole venire a abitare a Mosca, gli affitti sono piuttosto cari. Ma adesso passato prezzo. Quanto costa un affitto qua? Per esempio, affittare una camera, prima prezzo 800, anche più, 800 euro una camera. Adesso prezzo molto abbassato, perché in Russia anche crisi, la gente va fuori, e adesso posso 600 euro. Io ho girato in centro e non ho visto rompiballe, come mai? Perché siamo come tutto il mondo, c'è la gente normale, ci abbiamo anche deficiente. Ma se tu vai al metropolitano mezzanotte non c'è problema. Nessuno ti rompe le balle. Ma no, ma anche posso trovare qualche deficiente. Ma abbastanza tranquillo, non c'è problema. In Russia è tutto tranquillo. A livello di sicurezza sì. Tu da italiano? Non avverti comunque un senso di rischio, di pericolosità. Cioè peggio Milano? Beh, sicuramente no, sì. Uguale? Sì, ma no, uguale. A livello. No, allora, io ragazzi, io ho fatto i documenti qua per stare in Russia. Ah, mamma mia. Posso dirvi che sicuramente per prendere i documenti bisogna essere più che a posto. Più che a posto come persone per bene, eccetera, eccetera. Non bisogna avere dei precedenti penali, non,
insomma, vi fanno tutti i vari controlli anche nel caso a livello sanitario, eccetera. E un po' di domande anche su un argomento un po' scomodo. La Russia, vabbè, Putin, il presidente, è stato messo un po' in centro per questo discorso dei gay, così sembra che qui così li ammazzano, compagnia varia. Com'è in realtà qua la situazione per quanto riguarda i gay? Abbastanza tranquillo, allora c'è speciale poste per vedersi, ristorante, bar, siamo pieni. Ah, ma... quindi hanno i posti, cioè ci sono dei locali qui? Ma tantissimo posti speciali, non c'è problema. Il nostro presidente solo non vuole pubblicità. Quindi locali e robe ci sono, quindi ma non è. Vabbè, ma in Italia così passano un messaggio che sembra che non c'è niente. Non che... è vero, non è vero, siamo pieni, non c'è problema. Ma il nostro presidente non vuole solo pubblicità, non vuole propaganda di gay. Cioè lui dice, cioè va bene, ma non dovete comunque fare pubblicità. Cioè contro le parate, quelle robe lì. Fai a casa, fai la vostra locale e non c'è problema. La gente è abbastanza tranquilla, non c'è problema. Quindi, cioè, qua dicono che comunque, ecco, io poi una cosa che ho notato è che c'è in giro pochissima polizia, roba. Sembra che qui si viva in uno stato militarizzato. In realtà la gente è libera di fare quello che vuole. Cioè... No, non è vero, siamo abbastanza tranquilli. Questo dicono solo persone che non state in Russia, non state a Mosca. Comunque qui per esempio il presidente Putin è ben visto, io so, cioè la maggior parte della gente comunque è pro Putin. Cioè, tanto sì, perché gli italiani dicono è un dittatore, però lo dicono gli italiani che gli ultimi tre presidenti non li hanno neanche eletti, giusto? No, cioè, guarda, dittatore, cazzo. Anche abbiamo la gente che non è d'accordo con politica. Ah, vabbè. Vabbè, questa chiaro. La gente piacciono la nostra destra, chi va sicuramente a prendere i saldini del consolato americano. Così, questo sappiamo tutto, scusa. Che stadio è quello lì da parte? Adesso è uno stadio? Sì, questo stadio. Lužniki, Lužniki stadio, che va bene per Marzorati, va bene. Facciamo un finale, dimmi il nome comunque delle... Allora, se viene qualcuna qui che ha bisogno di estetica deve passare da te. Organizzi, certo, è minimo. Organizzi dei viaggi qui a Mosca, come si chiama la tua agenzia la qui? La mia agenzia si chiama Grand Tour, siamo sempre aperte quasi. Se volete li fai portare in giro da Carlo? Sì, certo. Non li mangiano i bambini qua? Ma cosa dici? Certo no. Dicono bambini, i bambini no. Giocano allegramente nei parchi. Fai un saluto. Sì, no, qua poi c'è brutta gente qui, dei parchi lì. Ho visto girando la metropolitana, ho visto bruttissima gente. Ho visto brutta gente, sì, guarda, veramente. Avete delle brutte ragazze qua, ho visto. C'è brutta fauna in giro. Fammi un saluto in russo, dai, fammi un saluto in russo. Aspettiamo voi a Mosca. Fammi un saluto in russo, voglio un saluto in russo. Aspettiamo voi. No, no, in russo. Ho capito cosa vuoi. Da svidania! Da svidania va, e due parole in russo per i miei amici russi che seguono, dai. Cosa vuoi? Cosa dici? Digli qualcosa. Vi aspettiamo. Ждём вас, дорогие итальянцы. Приезжайте, будем рады видеть, организуем вам великолепные путешествия. Va bene, saluto, ciao.